Buongiorno ragazzi, se anche voi volete rimanere sempre aggiornati sui video dei Bancomatti, iscrivetevi al canale e cliccate sulla campanella per ricevere le notifiche dei nuovi video. Inoltre, i Bancomatti hanno aperto anche un canale Telegram, basterà scaricare l'app e digitare Bancomatti nel cerca, troverete il nostro canale. Mi raccomando, iscrivetevi per rimanere sempre aggiornati sulle nostre bombe di mercato Amazon. Grazie e buona visione. Ciao amici, buongiorno e bentornati in un nuovo episodio di Bancomatti. Avete letto bene dal titolo. Questa mattina volevo pubblicarvi tramite questo episodio le mie scuse per un fatto successo 2 giorni fa, se non sbaglio. Sì, sto registrando questo video subito dopo la diretta e quindi vi spiego bene cosa è successo. Allora, è capitato che durante la diretta una ragazza ci ha commentato di un aggancio di una promo tra Bonisconto e prodotti a volantino. In primis, io ringrazio quella ragazza che ha interagito con noi tramite chat, ci ha segnalato una promo. Io nel momento della live non potevo constatare quel buono sconto perché non avevo modo di stamparlo in diretta, allontanarmi, entrare con le mie credenziali perché con le schermate che adottiamo, tutto quello che facciamo in tempo reale voi lo vedete, quindi avreste visto anche le mie password d'accesso. E allora non potevo fare. Allora, con questa segnalazione che riguarda i prodotti fini, precisamente poi abbiamo analizzato l'articolo del nostro amico Francesco di Scontomaggio, dove ci elenca i prodotti aderenti, dove trovare questo buono sconto e in più partecipare a un concorso. Ok, riassumo un po'. La segnalazione diceva che questo volantino di Conad Superstore, se non sbaglio, erano presenti dei prodotti che combaciavano alla segnalazione in più in offerta. Praticamente si faceva un colpo da spesa a zero con generazione di un centesimo. La cosa, appunto, come vi ho appena accennato, io non avevo sotto mano il buono sconto per verificarlo se combaciava con quello. Quindi, come la posso definire? Per leggerezza, non ho avuto modo di controllarle, per superficialità. E questa, sono stato superficiale per questa volta, diciamo, ho commesso un errore in quanto il buono non comprendeva quel tipo di prodotto. Ci hanno scritto delle persone che stamattina si sono recati nel punto vendita e hanno detto: Michi, guarda che non è il prodotto. E faccio: guarda, avete ragione, vi chiedo scusa e sono qua a chiedere scusa a tutti quanti. Appunto per questa leggerezza, per questa superficialità. Io ripeto, ringrazio ancora oggi quella ragazza che ci ha segnalato per aver interagito con noi e appunto segnalato una promo. Potevamo correggerla tutti quanti insieme, anche perché quel prodotto specifico che ha segnalato lei non combaciava. Però negli altri volantini Conad ci sono quei prodotti che combaciano coi buoni. Però in quel caso noi abbiamo parlato di quello che non combaciava. Approfittiamo che il nostro amico sempre Francesco di Scontomaggio ha preparato un articolo riguardo questa tematica per prestare attenzione, in quanto poi la diretta è stata girata sul gruppo delle nostre amiche Risparmiando e chiediamo ancora scusa per questo episodio, per aver generato un'informazione incorretta e portato alcune persone un po' fuori strada e facendole sbagliare. C'è chi si è recato, lei fa: Michi, guarda che i prodotti non sono quelli. Come vi ho detto prima, tanto di scuse. Analizziamo l'articolo del nostro amico Scontomaggio, lo trovate anche qui sotto, giusto per parlare un po' la stessa lingua. Francesco ci ripone la tematica dello stampare il buono sconto fini da utilizzare sui gran ripieni oppure sui tortellini. Trovate sul buono poi scritto i prodotti che trovate e invita a utilizzare il buono sconto sul prodotto corretto, anche perché tante volte in cassa capita l'errore, non viene controllato bene il buono per la fretta, per tante persone in fila e scappa. Facendo così, il supermercato non riesce ad avere l'accredito col buono sconto accettato perché non combacia. E quindi poi succede che con un errore del genere il supermercato non accetti totalmente i buoni sconto in futuro per questo errore di distrazione nostro, della cassiera, del punto vendita, quello che vuoi. Ok, ci segnala comunque nella grafica i prodotti che sono precisi a quelli del buono sconto, ma vi invito ad andare sul sito e fare prestare bene attenzione e leggere bene queste righe. Trovate appunto tutto sotto nel box informazioni, basta cliccate su mostra altro, c'è la voce link e leggete anche l'articolo. Allora amici, rinnovo le scuse, sono molto mortificato per quello che è successo perché
non ho prestato massima attenzione, però mi hanno rincuorato tutti quanti, può capitare, succede a chi lavora, davvero, personalmente nel mio, finché capita a me e sono da solo al punto vendita, mi dico, fischio che scemo, cioè ci sta, però quando una cosa viene sponsorizzata, fatta presente su vari canali, su Facebook, su YouTube, su vari social, ci rimango male se soprattutto è incorretta, davvero perché ci tengo tanto. Allora, con questo messaggio un po' fuori dal comune, se riesco vi faccio uscire un altro episodio pom oggi pomeriggio o vi sparo una live. Intanto io vi ringrazio per l'ascolto, vi ringrazio per l'interazione nelle live, per che ci parlate, ci scrivete, fa solo piacere. Niente, vi chiedo ancora scusa, ho fatto un errore, una leggerezza e niente, spero di rifarmi con tante altre promo belle e di farmi risparmiare tantissimo. Saluto le nostre amiche del gruppo Risparmiando, il nostro amico Sconto Maggio, che vi parlo sempre, che gli vogliamo tanto bene. Vi do un saluto per domani e un cashback da Bancomatti. Ciao ragazzi!